Rinnovato il memorandum operativo sull'aggressione ai patrimoni illeciti tra la Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Ancona e il Comando Regionale Marche della Guardia di Finanza, l'intesa già in vigore da un anno è stata prolungata oggi dal Procuratore Generale Roberto Rossi e dal Comandante Regionale Marche della Guardia di Finanza, il Generale Alessandro Barbera. L'innovativa intesa è indirizzata allo svolgimento di mirati accertamenti patrimoniali volti a ricostruire la posizione patrimoniale di soggetti interessati da sentenze di condanna passate in giudicato o comunque da provvedimenti emessi dal giudice dell'esecuzione, ma anche per individuare le modalità operative migliori per procedere all'esecuzione dei provvedimenti di confisca. Si è fatto in modo che la Guardia di Finanza operasse subito, andasse a ricercare per le persone che erano state condannate e nei confronti dei quali era stata disposta la confisca, andassero a ricercare beni immobili, soldi, denaro, conti correnti, eccetera, per poter recuperare questi soldi. In poco più di un anno il Comando Provinciale di Ancona ha confiscato 17 immobili, tra cui una villa di pregio e due locali commerciali situati nelle province di Pesaro, Perugia, Catania e Roma, oltre a conti deposito, titoli e conti correnti per un valore complessivo di oltre 1.600.000 euro. È un'attività complessa, ma sicuramente è stata utile, questo lo abbiamo dimostrato in questa occasione dando il report di questa collaborazione, di questa intesa che c'è stata con la Procura Generale dopo un anno appunto di attività. Un'attività, come dicevo, che si struttura su due componenti fondamentali. Una importante qualificazione del personale che viene dedicato per strutturare attività investigative di questo tipo, un personale che deve avere delle capacità di conoscenza di determinati ambiti economici, commerciali, finanziari, quindi un percorso ben strutturato appunto da un punto di vista professionale. E poi tutto ciò viene affrancato da un'importante qualificazione di carattere informatico, sempre perché la tecnologia quella d'avanguardia su cui la Guardia di Finanza è sempre molto attenta, molto sensibile, ci ha consentito di poter essere mirati, ben strutturati, oserei dire chirurgici per l'individuazione appunto degli argomenti importanti per il raggiungimento degli obiettivi di questo appunto protocollo. Abbiamo tenuto io e il Procuratore Generale a fissare questo nuovo appuntamento per dimostrare che poi questo contenitore è stato riempito di contenuti e quindi all'esito di un anno di attività abbiamo voluto dare un tangibile segno di ciò che effettivamente è stato fatto e che sicuramente continuerà ad essere fatto da qui in avanti in questo sinergico quadro di azione.